Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature. Oggi andiamo avanti con la costruzione del nostro layout su Train Simulator, ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate like se questo video vi è piaciuto e soprattutto condividete nei social inerenti. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video scorso abbiamo visto la parte, diciamo, di base, di default. Abbiamo creato solo questo, cioè questo appoggio del primo binario e l'appoggio della locomotiva e l'attivazione. Ho fatto vedere i tasti, ho fatto vedere un sacco di cose per come cominciare il primo giorno su Train Simulator, ma oggi andiamo avanti e voglio costruire una stazione. Sì, una stazione. Quindi la prima cosa che devo fare, utilizzando sempre questi binari che stiamo usando, quindi binari con traversine in legno di epoca molto antica, andiamo a proseguire la nostra linea. Parto così perché io voglio creare una grande ferrovia, ma cominciamo con una ferrovia molto easy, non con la palificazione, ma praticamente con il viaggio di locomotive a diesel o a limite a vapore. Bene, quello che avevate visto era semplicemente appunto appoggiare dei binari. In questo video ho cancellato ovviamente tutto per cominciare ora finalmente a fare la nostra prima stazione di partenza, ok? Allora, partiamo con l'appoggio del primo binario, questa volta sarà definitivo, e andiamo verso destra per 500 metri. Mi prolungo per 500 metri, guardo un po' dall'alto. Per andare dritti, ragazzi, tenete il tasto premuto CTRL premuto in modo che vi fa tenere il binario dritto. Ok, questo è dritto ed è 300, quasi è. Arriviamo a 500, perfetto. Ok, 500 metri da quella parte e altri 500 metri da quest'altra, raga. Quindi prolunghiamoci da qua andando verso sinistra. Ok, appoggiamo qua e tiriamo per 500 metri, andiamo avanti, lo guardiamo dall'alto, ok, tira e abbiamo una bella linea dritta, ok, col tasto CTRL andiamo a identificare che sia dritto, ok, fatto, abbiamo circa un chilometro di tratta, pochissima roba, però in questo chilometro ci cominciamo a costruire la nostra stazione, ok, io direi che qua possiamo già identificare dov'è la tratta della stazione, più o meno in centro, quindi identifichiamo dov'è più o meno il centro, ok, qua sotto. Magari per identificarlo mettiamo un altro scambio, sì, dai, facciamo uno scambio, giusto per capire che qua c'è, facciamo così, uno scambio abbastanza easy, molto piccolino, non troppo slanciato, ok, che identifica un piccolo tronchetto. Ok, in questo tronchetto gli mettiamo la nostra locomotiva, quindi inseriamo una locomotiva, momentaneamente piccolina, normale, mettiamo un bel diesel, ok, mettiamo questa che è un bel diesellone con, ricordiamoci, il macchinista all'interno, altrimenti non la possiamo pilotare, e vediamo che cosa succede. Andiamo dentro la locomotiva, la facciamo partire possibilmente dall'altro lato, ok, andiamo a vedere un po' la situazione dello scambio. In questo caso vedete è girato andare verso destra, noi lo posizioniamo ad andare dritto, così da poter poi mandarlo dopo avanti e indietro. Sì, portiamo la locomotiva in fondo, raga, e la lasciamo laggiù in fondo perché gli andremo ad agganciare più tardi delle carrozze passeggeri, perché vi faccio vedere quello che ho in mente di fare in questa stazione. Andiamo per altri 50 metri e la fermiamo. Ok, ok, si può fermare, raga, la fermiamo qua e dopo ci metteremo delle carrozze passeggeri, ma prima andiamo a fare il marciapiede, che è importante, e andiamo a lavorare sulla stazione. La zona della stazione quindi la facciamo qua dove c'è questo momentaneo binario morto. Io qua andrei a identificare il punto di fermata. Allora, come si fa a fare un punto di fermata? Semplicemente andiamo sulla sezione binari, seleziona, appoggiamo il mouse sopra e si aprono questi due cubi che possiamo appunto diciamo decidere quanto è ampio, quanto è largo il nostro marciapiede. Facciamolo largo più o meno così, ok, stoppiamo e con il tasto questo qui deviazione clicchiamo, si aprono queste due diciamo frecce e decidiamo se metterlo a sinistra o a destra. Potremmo metterlo anche da tutte e due le parti, ma facciamolo solo a sinistra e andiamo a selezionare marciapiede. Prendiamo un marciapiede, io metto questo qua tedesco, ok, clicco sopra, me lo ha messo, vedete, già fatto, e posso ovviamente lavorarci sopra nella sua interezza, quindi lavorare sull'intero marciapiede andando a cliccare col tasto sinistro
su quella freccia che avete visto in mezzo, e ora posso lavorare a scegliere quanto sia alta questa banchina, ok? L'ho alzata un pochino perché era troppo bassa e così mi va bene. Voi potete muoverla come volete a vostro piacimento. Boh, ho identificato appunto quanto è alta, mi va bene, ok? Lo verifico ancora da vicino per vedere se effettivamente mi può star bene. Sì, ancora un pochino, dai, ancora qualche centimetro, ok. E ora va bene così, la portiamo un po' più sotto, più vicino al treno, ok, così. E abbiamo definito che questa è la banchina. Però dobbiamo fare una cosa importante, raga. Dobbiamo stabilire dove saliranno i passeggeri. Quindi dare identificazione del punto di fermata. Come si fa? Semplicemente andiamo sul tasto della casa, questo qui, ok? Mi apre ancora un sottomenu e andiamo a cercare qua sotto, nella segnaletica, nell'infrastruttura del tracciato, andiamo a cercare la marcatura del appunto della marciapiede. Vediamo, dovrebbe essere qua sotto, perché è diversa la traduzione in italiano, è, vediamo come lo troviamo. Ah, eccolo qua, indicazione marciapiede. Cliccando indicazione marciapiede ci appare questo segnalino che ci consente appunto di portare a sinistra e a destra la nostra apertura, ok? Indicatore marciapiede, questo ora ci stabilirà il punto che da qui a qui salgono i passeggeri. Magari lo mettiamo un po' più corto, in modo che se il treno va un po' fuori non succede nulla, ok? Vedrete che i passeggeri oltre questo non salgono. Vabbè, allarghiamolo un po', dai, così. Ok, così. A questo punto abbiamo identificato qual è il punto dove i passeggeri dovranno salire, ok, raga? Ora non ci rimane altro che selezionare il tasto destro confermato, ok, e provare a far andare la cosa. Quindi per farlo mettiamo il treno, andiamo su treno e andiamo a mettergli delle carrozze passeggeri, altrimenti giustamente i passeggeri dove salgono? Da nessuna parte. Allora, il treno adesso si trova qua, la locomotiva non so perché, solitamente dovrebbe essere, vabbè, però va bene, fa niente, la mettiamo, la lasciamo qua e andiamo a cercare delle carrozze passeggeri. Mettiamo questa, 1 e 2, ok, a posto. Ne ho messe due, mi sta bene così, non troppo lungo, facciamo un treno abbastanza corto. E ora lo portiamo in manovra, andiamo a vedere se è come vi ho detto. Intanto, come potete vedere, sul marciapiede è spawnato un personaggio, guardate, è lì che cammina da solo, se ne è arrivato un altro. E questo sta a significare che in quel punto dove abbiamo identificato dove fare la fermata, escono fuori proprio i personaggi, che possono essere messi anche manualmente, ma che non prenderanno mai il treno, faranno solo parte dello scenario. Questi invece sono stati messi dal sistema di identificazione della marcatura del marciapiede, come ho fatto prima. Facciamo andare il treno, raga, facciamo andare il treno da quest'altra parte, ok? Lo portiamo in fondo. Entriamo in stazione, vediamo che cosa succede, raga. Sono stracurioso di vedere se ho fatto tutto giusto. Se il treno si ferma nel punto giusto del nostro marciapiede, avremmo già fatto un'opera incredibile, ok? Ovviamente vi starete chiedendo, ma marciapiede lo lasci così? No, verrà abbellito, faremo tutta la lavorazione, l'illuminazione, i semafori, eccetera, ma lo faremo più avanti. Adesso il nostro scopo è creare la stazione, il punto di fermata della stazione. Ora stiamo fermando il treno, raga, lo fermiamo, ok? E andiamo a portarlo in stazione, ok? Appena si ferma facciamo l'inversione di marcia, togliamo il freno d'emergenza, inversione di marcia, e andiamo a provare a fermarci davanti alla stazione. Sappiate che è fondamentale fermare le carrozze del treno proprio davanti. Stavo facendo andare il treno al contrario, raga, ok. Stavo dicendo appunto, è necessario sapere che il treno si deve fermare proprio, non dico millimetricamente, ma quasi in linea con la piattaforma passeggeri, altrimenti i passeggeri non salgono. Adesso vi dimostro che se io mi fermo poco prima o poco dopo la banchina, nessun viaggiatore sale a bordo delle carrozze, e ora capirete perché. Guardate, adesso andiamo a fare un errore, cioè quello di fermare il treno troppo avanti. Manca poco all'arrivo in stazione, ragazzi, che andiamo a guardare da qua, ci spostiamo dalla visione della macchina, della locomotiva, e ci mettiamo in stazione in modo da farvi vedere che io porterò il treno poco più avanti della piattaforma, in modo da creare appunto qualcosa che non va bene ai viaggiatori. Vedete, le carrozze in questo momento stanno per superare la piattaforma. Vediamo cosa succede. Guardate, ora io
quando punto il mouse sulla piattaforma, o meglio sul marciapiede, mi appare questa icona che se io clicco col tasto sinistro dovrebbe far aprire le porte del treno. In questo caso mi ha aperto, ed è un errore, soltanto la carrozza che si è fermata davanti alla banchina, quindi quelle davanti non si sono aperte. Se fossimo stati nella modalità carriera ci avrebbe penalizzato di punti, quindi in teoria noi avremmo dovuto portare il treno più indietro. Ok, ora chiudiamolo un attimo, chiudiamo le porte e lo facciamo andare un po' indietro per metterlo in linea di come avevamo stabilito, per far sì che tutte le carrozze si possano aprire nella tratta che noi abbiamo selezionato. Ok, quindi adesso fermiamo il treno quasi perfettamente sulla piattaforma e vedrete che si aprono tutte e due le porte, tutte e due carrozze di prima classe, raga. Ok, freniamo e adesso abbiamo fermato il treno, cliccando abbiamo aperto tutte le porte, vedete, entrano tutti praticamente e scendono tutti tranquillamente. Ok, quindi vuol dire che in questo caso abbiamo fatto una buona operazione. Ma ora andiamo a fare altri abbellimenti per creare la nostra stazione e vediamo che cosa fare, ragazzi. Ovviamente mandiamo via il treno prima per farlo ripartire, nel senso per fare ripartire il treno clicchiamo nuovamente sul marciapiede, in modo che comunque già di default in automatico il sistema dopo un tot di secondi chiude le porte, e se avreste, quando avrete completato la vostra stazione, ci sarà anche un capostazione che vi darà il fischio di ripartenza, e a quel punto, e dico solo a quel punto, potrete ripartire per andarvene. In questo caso io porto via il treno perché adesso devo lavorare. Ok, devo mettere la stazione. Allora raga, dico la verità, non è facile, eh? Non è facile, agli inizi farete un po' di fatica, ma poi dopo con un po' di manualità ci si arriva. Mandiamo via il treno e lo mandiamo là in fondo, lo facciamo fermare. Ritorniamo in modalità editor e ora vorrei mettere un edificio di stazione. Ok, quindi andiamo proprio su dove c'è la piattaforma e stabilisco che stazione mettere. Quindi per fare questo basta che vado in casa, dove il simbolo della casetta, e scelgo la stazione. Ce ne sono di varie tipologie, ovviamente io adesso metterò una stazione, ci sono i cartelli, le cabine, insomma biglietterie, queste cose di abbellimento le mettiamo dopo. Adesso per adesso voglio mettere la prima cosa proprio la stazione, ok? Vediamo, ci sono anche i segnali ovviamente che serviranno molto all'aiuto per fare le manovre con il treno, quindi aiuta molto alla fermata. Allora, stazione generica, no, questa non mi piace, ce ne sono di varie tipologie, raga, vediamo un po', questa no, questa non mi piace. No, questa è troppo. Questa, vediamo un po'. No. Sì, questa qua. Carina questa qua, sì. Mettiamo questa qua, tedesca, come potete vedere. La blocco sopra e poi dopo ovviamente devo andarla a regolare, ok? Quindi prima cosa è posizionarla nel punto che vogliamo. Col cerchio sotto vi ho fatto vedere nell'altro video come fare le lavorazioni. Quindi possiamo ovviamente girarla, ok? Qui possiamo portarla avanti e capiamo che siamo esattamente un po' fuori, dobbiamo tirarla su, portarla quasi sulla banchina, ma non troppo, quindi io mi metterei qui, ma possiamo ovviamente aiutarci mettendo, adesso mettiamo sotto un blocco e creiamo appunto un marciapiede, qualcosa, perché sennò questa mi resta sospesa per aria, ok? Quindi per farlo andiamo nella modalità casa e cerchiamo il blocco. Qua nel varie trovate blocco 1, tipo questo, no, diciamo, ecco, blocco 3, questo qua potrebbe essere indicato per questo tipo di lavoro, più o meno, quasi grande quanto la stazione. Se non dovesse bastare aggiungiamo un pezzetto, andiamo a sistemarlo. Quindi prima cosa da fare, circolare, lo giriamo, ok, e poi andiamo a metterlo sotto, raga. Allora, per metterlo sotto, sempre con le frecce direzionali, ok, lo posizioniamo più o meno così, andiamo quasi a ridosso della banchina, ok, guardate, notiamo che è storto completamente, quindi ci aiutiamo a metterlo dritto con questa griglia, ok, scendiamo un po' a sinistra e scendiamo anche un po' sotto perché è un po', ovviamente, troppo alto. Vediamo un po' com'è la situazione da questa parte. Dovrebbe esserci qualche piccolo spessolino da portare su, così più o meno dovremmo starci. E dall'altra parte non so se ha... no, non è stato sufficiente, però cosa facciamo? Copiamo, incolliamo questo in modo da poterlo duplicare sotto. Ok, raga, ne mettiamo un altro esattamente qua vicino per proseguire il nostro pezzetto. Andiamo a lavorarlo. Ok, vediamo se riusciamo a farlo bene. Ok,
lo attacchiamo vicino, così non si vede l'unione tra i due. Ok, quasi perfetto. E poi ne mettiamo qualcun altro qua giù, raga, perché qua risulta ancora sospesa per aria. Quindi sempre il blocco 3, più o meno in questa zona qua, in modo che abbiamo dato il pavimento ovunque, raga. Potete fare sempre copia e incolla se volete anche, però ve lo mette in alto, dovete sempre comunque modellarlo. Il copia e incolla vi aiuta a tenerlo già allineato, più che altro solo questo. Questo lo mettiamo così, tac, un po' più alto. Ok, ci siamo ragazzi, più o meno ci siamo. Qua possiamo mettere altri edifici, qua potremmo... Ah, aspettate, qua dobbiamo portarlo indietro, ok. E qua un po' più basso leggermente. Se noi scendiamo con la telecamera, con l'inquadratura, possiamo capire dove lavorare. Ci siamo, abbiamo creato diciamo una sorta di banchina con il nostro piccolo marciapiede che ci aiuta moltissimo. Qui non è proprio attaccato, raga, o sbaglio? No, è questo che è un po' fuori. Andiamo a vedere. Sì, è questo che è un po' a ridosso della banchina. Lo alziamo, lo sistemiamo a pari di questo e riportiamo la stazione qua. Anche se secondo me la stazione può stare così. Ok, raga, così ci siamo. Allora, si trova qua nella sezione stazioni, ci sono tre tipi di luci. Luci marciapiede tedesca, vediamo un po', un po' troppo recente questa però come luce. Stazione moderna 1, stazione vecchia, vediamo questa qua. Ma proviamo con queste, mettiamo uno qui e un altro qua. Possono bastare per adesso. Poi magari mettiamo un altro qua. Ok, poi vedremo magari di mettere un po' di varie, magari trovare delle panchine, delle cose che dovrei trovare, ragazzi, perché non è facile. Ci sono sicuramente un botto di cose a disposizione, ma... Allora, stazioni, marciapiede, bisogna cercarsele, raga, perché c'è veramente tanta roba e... E ancora sinceramente sto studiando per capire come farlo. Ah, ci sono anche le tettoie. Tettoia marciapiede. Ah, bene, bene. La tettoia, nel caso volessimo metterla, vabbè, sarà cosa che faremo magari in più avanti, quando amplieremo un po' questa stazione. Ora ritorniamo un po' nella modalità di controllo. Portiamo la locomotiva. Stava ancora andando. Ok. Portiamo la locomotiva indietro e andiamo a fermarci davanti alla stazione. Ok, vediamo se abbiamo fatto qualcosa di buono. Poi cominceremo piano piano, magari in un prossimo video, a fare la nostra linea e passaggi a livello, semafori e tante altre cose, ma dobbiamo lavorarci tanto, raga, perché non è facile. Fermata. E guardiamoci un po' com'è questa stazione, così, raga, cioè carina. Sta venendo abbastanza bene il nostro lavoro. Dobbiamo lavorare tanto e sodo, perché ragazzi vi prometto che nei prossimi video cercheremo di migliorare alcuni aspetti che possono essere quelli appunto per quanto riguarda il cablaggio delle zone e la costruzione. Però vabbè, dai, abbiamo cominciato a creare la nostra prima stazione. Ovviamente in questo momento abbiamo solo un binario, nella prossima magari metteremo più binari, faremo proprio la nostra stazione, la costruiremo bene con le tettoie e proseguiremo con diciamo il tracciato, facciamo viaggiare un po' il treno, così ci divertiamo, e faremo poi la paesaggistica attorno, perché tutto parte da qua e attorno a questa stazione metteremo strade, edifici, insomma un piccolo paesino, e daremo tutto un senso a questa cosa. Beh, per adesso mi fermo qua ragazzi, la stazione è stata creata. Fatemi sapere nei commenti qua sotto se avete qualche esperienza in più di me, che cosa avreste fatto, quali errori ho fatto, quali cambiamenti potremmo fare, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.